Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo'? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Napoli Magazine. Un Maradona, c'è solo un Maradona. Ciao Diego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Carissimo Diego, partiamo prima dalla... No, mi sembrava la lettera di Babbo Natale, carissimo Babbo Natale. Cioè, noi siamo con la morte nel cuore. La verità è che la voglia di andare in onda non c'è molto oggi, capito? E vi dico anche che io devo fare un elogio pubblico a Diego Junior, perché so la difficoltà di scrivere dopo una partita come quella del Napoli in Europa League, però l'articolo mi è arrivato in tempo reale. Ovviamente qualche bastonata, no Diego, per gli azzurri ci sta, purtroppo 5 gol in 2 partite sono troppi. Ma sicuramente per quanto riguarda le partite di Europa League penso sia stato davvero un Napoli irriconoscibile, perché a parte il Victoria Pilsen io credo che era un avversario ampiamente alla portata del Napoli. E seconda cosa, purtroppo abbiamo steccato l'approccio è purtroppo il vero tallone d'Achille di questa squadra in questo periodo. Anche a Roma con la Lazio c'è stato lo stesso problema, anche con la Samp comunque è stato un Napoli lento, compassato, che non mi è piaciuto. E sicuramente ieri ho trovato grossissime difficoltà a mettere su un articolo, perché il Napoli come ti dicevo poc'anzi ha dato veramente poche chance a noi tifosi di crederci anche solo per qualche minuto. Diego, per quanto riguarda invece quella che sarà la prossima gara di campionato, il Napoli gioca lunedì prossimo Udinese-Napoli, la sfida tra i bomber che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi turni perché sono rimasti un po' a secco, sia Totò Di Natale che Edinson Cavani. Ecco, secondo te il Napoli, anche alla luce delle energie poche a dir la verità sprecate in Europa League, può davvero fare bottino pieno al Friuli, oppure questo è un altro turno di Serie A interlocutorio, perché poi ricordiamoci sarà la sfida tra Juventus e Siena. Sappiamo che la Juventus Stadium, la Juve è difficile da battere. Guarda, io credo che sia una partita molto importante, sai, noi tifosi del Napoli ripetiamo sempre ogni domenica che è una partita molto, molto importante, però io credo che questa sia veramente importante, perché viene prima del big match, diciamo, e non allontanarsi dalla Juve secondo me è fondamentale. Andiamo su un campo difficile, uno dei più difficili della Serie A, dove incontreremo tante difficoltà, perché come ho scritto nel mio editoriale, sicuramente l'Udinese farà una partita molto accorta, una partita molto simile a quella che ha fatto la Samp qui, e sicuramente noi dovremo stare attenti agli inserimenti che verranno da dietro dai centrocampisti, quindi come sempre Hiller e Berami, che credo che partiranno dall'inizio, dovranno essere fondamentali nel seguire Pinzi e i vari centrocampisti che si butteranno dentro. E allora, io ringrazio come sempre il nostro caro bomber del venerdì, Diego Armando Maradona Junior, ricordando che lo potete leggere ogni venerdì alle ore 7 su napolimagazine.com nella sua rubrica Un Maradona. Ciao Diego! Grazie a voi! Ciao Diego, buon weekend! In volo con Batman, forever! Che fuori classe, ragazzi! Mamma mia! Una persona straordinaria! Un mio fratello, nemmeno un amico, perché io ci voglio troppo bene. Ciao Vino, buon pomeriggio a Taglia la Tela. Buon pomeriggio a tutti, non fatemi emozionare, che è la verità, siamo sempre noi emozionati di parlare con te, Pino. Siete gentilissimi, grazie. Il mio fuoriclasse personale del sabato, caro Pino. Una tiratina delle orecchie a De Santis, la vogliamo fare, però dai.
Ma giusto per non metterlo in difficoltà, però no, affettuosa, no, no, affettuosa, non affettuosa, vado, affettuosa, non vado in difficoltà assolutamente. Poi soprattutto quando si parla di portieri, ma sicuramente non è un periodo felice, questo lo possiamo tranquillamente dire. Però bisogna lasciarlo tranquillo, bisogna lasciarlo tranquillo, perché quando un portiere diciamo commette qualche piccolo errore, purtroppo va un pochettino in tilt. Per riprendersi deve fare una partita perfetta, quindi sicuramente alla prima occasione sono convinto che Morgan tornerà quello di sempre. Ne ha bisogno lui, ne ha bisogno anche il Napoli. Pino, che non ha vissuto un momento facile della storia del calcio Napoli, però aveva una grande dote, che era quella del dialogo con il pubblico. Ecco, forse volendo dare un piccolo suggerimento proprio a Morgan, caro Pino, sarebbe questo, no? Quello di evitare quei piccoli screzzi che magari possono capitare, no? Durante la partita, incomprensioni, perché se hai dalla tua parte le curve e i distinti e le tribune, è sicuramente un'arma in più. Ma quello è sicuramente, però ecco, sai, noi siamo, dico noi, mi metto ancora in mezzo, ecco, l'ho fatto per tanti anni, professionisti, e dobbiamo essere preparati a tutto. Ci può stare che uno qualche volta può anche mandare a quel paese, però bisogna rispettare al massimo i tifosi, perché i tifosi praticamente ti sopportano, ti supportano ovunque, in qualsiasi situazione. Se c'è qualche volta che ti fischiano, uno deve far finta di niente, nel senso che devi incassare in silenzio e poi praticamente rispondere con le prestazioni sul campo, mai rispondere né a gesti e mai rispondere ai tifosi, perché dopo vai a creare una frattura che difficilmente poi si può sanare, perché alla prima occasione poi non ti perdonano niente. Quindi con il tifoso, soprattutto il tifoso del Napoli, che è talmente passionale, soprattutto gli dà sempre tantissimo affetto, qualche volta quando c'è qualche fischio bisogna subirlo in silenzio e con rispetto. Pino, lo faccio adesso, mi è venuta adesso in mente questa cosa. Io so quanto sei legato a Carmelo Imbriani. Vogliamo organizzare qualcosa anche per Carmelo, per fare in modo proprio che resti indelebile l'immagine del ragazzo pulito e per bene che tu hai conosciuto e che molti tifosi del Napoli hanno conosciuto. Va bene, sì, quindi anticipiamo un attimino quello che sarà domani anche scritto sul Napoli Magazine, perché era una cosa, una sorpresa. Ah sì? Abbiamo, sì, ho appuntamento con il presidente Vigorito del Benevento mercoledì prossimo a Benevento, quindi mi ha chiamato, cioè mi ospita lì in sede proprio per parlare di una situazione di Carmelo Imbriani. Innanzitutto la cosa bellissima probabilmente sarà fatta forse in questa occasione che stiamo organizzando una partita del Benevento attuale che ha allenato Carmelo Imbriani contro tutti i suoi ex compagni che ha militato per tanti anni, sì, di Napoli, Genova, Cosenza, Pistoia, non so chi più ne ha più metta, quindi già c'è un'adesione da parte di tanti ex compagni di Carmelo. Quindi sarà una giornata di festa, si svolgerà a Benevento e forse probabilmente in quell'occasione, che adesso si chiama Vigorito se non sbaglio il Santa Colomba, verrà intitolato anche a Carmelo Imbriani, quindi sarà Vigorito Imbriani. Bello. Quindi questa è un'iniziativa della società del Benevento. In più poi ci sarà anche una ci sarà anche intitolata a Carmelo Imbriani una come si dice, a parte con questa giornata che sarà poi praticamente fatta tutti gli anni, ci sarà anche una fondazione per Carmelo Imbriani, che se non sbaglio il nome magari poi lo leggerete domani sul Napoli Magazine. Qui ci sono tante cose. Mi stai svelando delle novità di cui non sapevo nemmeno io. Ci sono tante cose che stiamo facendo, sempre a contatto con la famiglia di Carmelo, e niente, per non dimenticare no, è giusto, quello era il senso della mia perché, frase. Sì, sì, perché come ho sempre detto è stato un ottimo calciatore ma un grandissimo uomo, e quindi questo deve essere per esempio e da esempio per tutti i ragazzi che vogliono iniziare, e poi per quelli che sono fortunati, che fanno questa professione e che sono giovanissimi e che non si devono lasciare perdere o prendere da cose stupide. Quindi
un esempio come Carmelo Imbriani deve essere ben messo in mente di tutti. E allora, io su queste parole ringrazio il grande Pino Batman Taglialatera. Ovviamente vi invio a questo punto per saperne di più su napolimagazine.com. Come ogni sabato c'è Pino Taglialatera in volo alle 7 del mattino, e ovviamente qualsiasi iniziativa, Pino, lo dico proprio in diretta, lo sai che io sono fatto così, e mi rivolgo anche alla famiglia Imbriani, fate conto che è vostro Napoli Magazine, fate quello che volete, senza problemi avrete il mio appoggio. Lo sai, sei stato fantastico e ti ho mandato i ringraziamenti da parte della famiglia, che veramente hanno apprezzato tutto quello che hai fatto per il figlio, per e questo poi io non avevo dubbi, anche perché sei una persona splendida. Non mettermi in difficoltà, che poi mi fai emozionare. Però devo dire che sinceramente tutti i media, tutti i giornalisti, tutte le persone che conoscono Carmelo, che fanno la vostra professione, sono stati veramente speciali e particolari con Carmelo, perché era un ragazzo che meritava questo e altro. Vero. A tavola con le ricette di Elvira. Perché vedendolo in forma il signor Horvat, credo che frequenti la casa di Elvira Mazza. Buonasera, buon pomeriggio Elvira. Ciao Elvira. Buon pomeriggio direttore, a te Michele. Come Elvira, devi sapere, questo signor Horvat citato da Michele è il capitano della squadra del Victoria Plzen, che è in sovrappeso. Infatti, ieri mentre ne stavate parlando, ho detto mamma mia, che è venuta a cena a casa mia e non me lo ricordo. Capito? Rischiamo anche di fare qualche figuraccia. No, perciò ho precisato subito, vedi che entro subito. Grande direttore, ma io perché ti voglio bene. Senti, ma quanto mi siete mancati? Abbiamo saltato 10 giorni. Ma soprattutto, ma io vi sono mancata. Come no? sempre, cara Elvira. Allora Elvira, noi abbiamo fatto delle chiacchiere ripiene la settimana scorsa. Ma questo volevo fare questa domanda. Vi sono piaciute le chiacchiere ripiene? Sì, però qua. Ma ripiene, vuote, a noi le chiacchiere piacciono. Qua dobbiamo organizzare un meeting. Con tutti gli utenti di Napoli Magazine. Che saranno tipo quei 5-6 milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. Certo. Perché le dobbiamo assaggiare queste cose. Certo, ma non ci sono problemi. Chiacchiere ripiene reinventate con. Anche perché le chiacchiere, quelle normali, insomma, no? Bene o male le sanno fare, ma quelle ripiene che la nostra fan Mary ci aveva richiesto, le abbiamo fatte, devo essere sincera, molto molto saporite, molto buone. Carissima Elvira, a questo punto ci devi svelare due cose. Uno, se stai già pensando alla ricetta tricolore nel caso in cui. Due, se ci vuoi anticipare qualcosa per domenica. Allora, per domenica ovviamente sai che io non mi espongo mai. No, assolutamente, però diamo degli indizi. Però è sempre nell'ambito del carnevale, anche perché diamo dei colori? Sì, che colore sarà questo? Allora, rosso, giallo e rosso. Già ho capito, vabbè, io ho capito, però non dico nulla. Sì, rosso e giallo. E diciamo, quindi vabbè, non è dolce. Colori. Però per quanto riguarda l'altro dubbio, che è quello, non posso parlare fino a quando non sarà. Va bene, però lo studiamo. Non si parla. Lo studiamo. Quindi mi sembra di capire. Noi tanto siamo sempre in cucina, cioè noi nel senso di poter, cioè io sono sempre in cucina a realizzare manicaretti, quindi magari sai, tra un pensiero e l'altro può essere che all'improvviso mi venga fuori una bella idea, ma solo, ripeto, solo quando sarà. A lunedì Antonio! Ciao Sibilla, un abbraccio a tutti i Napoli magazziniani! Madonna! Le donne. Ecco. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tufano gomme, più sicuri si va. Tufano è grande, esperienza ti dà. Segui la via.
Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna Arzano-Napoli.